Cosa hai provato dinanzi alla notizia che il tuo libro, Gianni Versace e la biografia, sarebbe diventato un film? Ma un'emozione fortissima, non me lo sarei mai aspettato, non ne sapevo nulla, è successo tutto a mia insaputa, l'ho saputo ricevendo degli sms. Mi stavo addormentando, mi arrivano degli sms di amici, colleghi che mi fanno le congratulazioni e a un certo punto una di loro, io ho chiesto grazie mille, ma perché cosa? E lei mi ha detto che c'era quest'ansia che mi riguardava. Sono corso immediatamente davanti al computer e ho preso questa notizia bellissima, anche perché comunque la Res Film è una società molto importante, appartiene al gruppo Mediaset, produce fiction e film per la televisione che hanno sempre un grandissimo seguito di pubblico. Mi ha fatto molto piacere perché l'ho vissuta innanzitutto come una conferma ulteriore nei confronti del lavoro svolto per questo libro che è stato pubblicato dalla Lindau. Mi piace l'idea che il libro continui a vivere, continui ad avere una sua vita, e mi piace l'idea che attraverso questo libro continui a vivere anche un personaggio affascinante come Gianni Versace. Ho avuto una grandissima emozione ricevendo questa notizia, non me lo sarei mai aspettato. Sinceramente, quando ho scritto questo libro mi bastava l'idea che uscisse e che venisse apprezzato dai lettori, quindi l'idea che adesso diventerà un film per la televisione mi dà grande emozione. Soprattutto mi ha permesso di ricevere grande calore, grande affetto da parte degli amici, dei colleghi e anche qualche affermazione un po' invidiosa, ma devo dire l'ho apprezzato particolarmente perché secondo me non ha alcun senso essere felici se non c'è qualcuno che ti invidia per questo. Com'è nata l'idea di scrivere un libro proprio su Gianni Versace? È nata in questo modo. Io ho pubblicato già un altro libro su Gianni Versace nel 2010, che è stato pubblicato dall'Utopia Edizioni, si intitolava Gianni Versace, lo stilista dal cuore elegante. Si trattava di una raccolta di interviste a personaggi che l'hanno conosciuto, che hanno lavorato con lui, come Oliviero Toscani, Ever Zigova, Giuseppe Ferré, Natalia Aspesi e molti altri. Nel frattempo, dopo l'uscita di questo libro, che devo dire è stato non solo il mio battesimo, ma anche appunto una fonte di grandi soddisfazioni, perché appunto mi ha permesso di ricevere grande attenzione da parte della famiglia Versace, ma anche da parte degli ammiratori di Gianni Versace, sono entrato in contatto con questa casa editrice torinese che amavo già moltissimo. La Lindau Edizioni ha già pubblicato moltissimi libri sulla moda, libri su Hermès, su Coco Chanel, quindi ho sempre molto apprezzato questa scelta da parte di una casa editrice italiana di pubblicare dei libri che si occupino della vita poi di questi grandi personaggi che hanno fatto la moda internazionale. Sono entrato in contatto con loro, ho sostenuto un colloquio con l'editore Ezio Quarantelli, che subito, proprio al termine del colloquio, mi ha incaricato di scrivere un nuovo libro su Gianni Versace, una biografia che appunto è uscita a novembre dell'anno scorso, e anche in questo caso devo dire grandi soddisfazioni e grandi sorprese, perché non mi sarei mai aspettato che la mia proposta, che ho fatto, devo dire, senza aspettarmi granché in cambio, cioè di far firmare la prefazione del libro ad un altro grandissimo nome della moda come Giorgio Armani, venisse accolta, venisse accettata. Invece non solo il signor Armani ha accettato la mia proposta, e già questo mi faceva molto felice, ma devo dire ha ricordato il suo storico antagonista in una maniera molto nobile, molto rispettosa, e mi fa piacere che a distanza di 16 anni dalla morte di Gianni Versace, il suo antagonista appunto abbia riconosciuto la grandezza di Versace, e mi piace pensare che abbiamo fatto pace dopo tanti anni sulle pagine del mio libro. Quale aspetto della vita dello stilista calabrese ti ha colpito di più? Mi ha colpito la sua grandissima fame di bellezza e la sua grandissima curiosità. Era un personaggio che anche negli ultimi anni della sua vita, a parte che Gianni Versace non sapeva che quelli sarebbero stati gli ultimi anni della sua vita, perché è morto per mano di un assassino, quindi nel periodo, se vogliamo, di massima gioia, di massima creatività, di massima bellezza della sua vita. Gianni Versace, comunque, anche quando era un personaggio estremamente affermato nel mondo della moda, ha sempre mantenuto intatta la sua curiosità, la sua voglia di mescolare i linguaggi. Sui suoi vestiti convivevano l'arte e la moda, la musica, il cinema, ispirazioni anche molto molto diverse tra loro. Questo mi ha sempre molto affascinato di Versace. E poi la cosa che mi è sempre piaciuta era questo suo profilo molto letterario. Era un personaggio molto letterario, la sua vita somiglia moltissimo ad una fiaba. È nato a Reggio Calabria, in una sarta di provincia, quindi, come dire, è nato con questo grande amore per la moda ed è diventato il numero uno in questo settore, quindi appunto somiglia davvero ad una favola con un lieto fine. Purtroppo il finale poi è altrettanto letterario, anche se in questo caso somiglia a una tragedia, visto che è morto in quel modo. Però ecco, non parliamo semplicemente di uno stilista, parliamo davvero di un personaggio molto affascinante e con un profilo molto 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 letterario, e mi ha fatto piacere appunto raccontare questa esistenza così
fiabesca e tragica a un tempo solo, in una biografia che rimane comunque uno strumento molto molto affascinante e anche molto delicato. Io dico sempre che le biografie sono la grande fabbrica delle resurrezioni umane. Tu hai attraverso questo strumento il potere, la forza e la responsabilità di far tornare un personaggio in vita, e tutto è affidato alla tua voce, quindi hai una grandissima responsabilità. Anche per i lettori la biografia è sempre uno strumento molto speciale, perché dà sempre, come dire, il brivido di entrare in un tempio, sembra un po', come dire, la chiave che ti fa entrare in un tempio. Magari qualcuno ci entra con l'intenzione, con l'idea della profanazione, altri invece con quelli della venerazione, della celebrazione. Quindi devo dire, sia per un lettore che per uno scrittore, la biografia è assolutamente uno strumento molto molto affascinante, molto, molto delicato, molto bello.